potenziare i servizi, nonostante i tagli al governo centrale. È questo il messaggio che l'amministrazione comunale vuole dare alla collettività in vista della riapertura delle scuole del territorio. La prima buona notizia arriva dai plessi di Santa Lucia e via Damiano Chiesa, che resteranno ancora aperti perché sono stati trovati i bidelli da impiegare. Ma numerose saranno le iniziative in termini di trasporto scolastico, mense, agevolazioni, quali kit scuola erogati dal Comune di San Benedetto. Che la somma complessiva per quanto riguarda l'assessorato alla pubblica istruzione che viene erogato alle scuole, a tutte le scuole dell'obbligo di San Benedetto, si aggira intorno al 1,5 milioni di euro. Verrà riproposto la gratuità dei buoni pasto per la mensa scolastica ai ragazzi e ai bambini con una fascia di reddito che l'anno scorso era di 5.000 euro e quest'anno invece abbiamo aumentato, diciamo, la fascia, abbiamo innalzato la soglia, la fascia di reddito a 7.000 euro. A livello di infrastrutture invece sono stati diversi gli interventi per la messa in sicurezza della zona nord, dove sono stati spesi 197.000 euro. Altri interventi hanno messo in sicurezza dagli allagamenti anche la scuola Marcheggiani. Anche sul versante dell'edilizia scolastica abbiamo fatto molto. Diciamo che negli ultimi mesi abbiamo speso circa 300.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'amministrazione comunale sta facendo, ha fatto e farà ancora dei grandissimi sforzi, non solo per proporre gli stessi contributi dell'anno scorso, ma anzi di ampliarli per andare a coprire quelle carenze che si sono create appunto con questi tagli ministeriali. Infine, garantire anche il sostegno scolastico ai bambini disabili e quello linguistico agli stranieri.